perde il controllo dell'auto e impatta contro un albero. Incidente mortale nella notte lungo la provinciale che collega Cagli con Pianello. Gatto sbranato da un cane lasciato libero al vallato di Fano. Su Occhio alla Notizia, l'appello del proprietario. Vorrei sapere se è possibile rintracciare il padrone per avere un'idea di sapere se c'ha un'assicurazione in modo da poter ripagare le spese che il mio gatto stamattina viene operato in clinica. Gian Marioli si dimette da presidente dell'ente carnevalesca per entrare in politica. Serve un cambiamento, ha detto, conoscendo bene le grandi manifestazioni e la cultura in generale, mi adopererò su questi anni. Grande affluenza al santuario di Ponte Metauro, di cui oggi si è celebrata la festa. Inaugurato il murale che ricorda Don Gualfardo. Un sogno a pedali per Angelo. È il progetto che, grazie alla solidarietà dei fanesi, permetterà ad Angelo Angeletti di realizzare un sogno: andare in bicicletta. Tutto pronto per la terza edizione di Adriatic Green Trail, la manifestazione cicloturistica che permette di scoprire in bicicletta le bellezze del territorio. Appuntamento il 5, 6 e 7 aprile. Calcio con l'Alma Juventus Fano, l'Adriatic Green Trail e il Paintball. Questa sera su Fano TV torna Sportissimo. Domani, 3 marzo, invece prenderà il via il programma di informazione politica locale Occhio al Voto. Martedì 2 aprile, benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. In apertura la cronaca con l'incidente mortale che si è verificato questa notte all'1:30 circa lungo la provinciale che collega Cagli con Pianello. A perdere la vita Simone Capoccia, 44 anni, di Pianello di Cagli. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale di Urbino, l'uomo, forse a causa del manto stradale scivoloso, ha perso il controllo della sua autovettura mentre affrontava una curva. L'auto del 44enne, una Polo, si è ribaltata terminando la corsa contro un albero. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale di Urbino. Il 44enne di Pianello di Cagli è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Ed ora ci spostiamo al vallato di Fano, dove Simona Zonghetti ha raccolto l'appello del padrone di un gatto di appena un anno sbranato da un cane lasciato libero nei giardini antistanti via Valdossola. La speranza che il proprietario del cane si faccia avanti e tramite l'assicurazione paghi le spese veterinarie per l'animale che è stato operato questa mattina. L'aggressione quando è avvenuta? Domenica di Pasqua alle 18:30 di pomeriggio. I suoi gatti erano nel giardino? I miei gatti erano sciolti nel giardino di dietro, è arrivato questo cane di razza corsa con un collare fatto a strangolo che ha preso il mio gatto, purtroppo gli ha rotto una gamba di dietro. Io sono riuscito a liberare il cane perché mi sono adoperato con un bastone di legno. Il cane mi si è rivoltato contro, ho dato altre due botte sulla testa, il cane è fuggito in direzione opposta da dove è venuto, perché è uscito da via Sacco e Vanzetti e è fuggito verso via della Colonna. Ho cercato di rintracciare il cane in bicicletta, non ci sono riuscito, tutta lunedì abbiamo girato per trovare il padrone, non ci siamo riusciti, quindi io vorrei sapere se è possibile rintracciare il padrone per avere un'idea di sapere se c'ha un'assicurazione in modo da poter ripagare le spese che il mio gatto stamattina viene operato in clinica. È fuori pericolo, sa? Dovrebbe essere fuori pericolo, però ancora deve essere operato, quindi la risposta la so stasera. Come va, se riesce a camminare, se gli devono tagliare la gamba, questo non lo so. Cerchiamo di dare qualche elemento in più. Che colore è il cane? Il cane è nero, con una grossa testa, non ho bene identificato se maschio o femmina, perché quando è fuggito non mi sono reso conto. Però c'è una grossa testa e il particolare che mi rimane più facile da dire è che c'avevo questo collare a strangolo, zincato, bello, nuovo, e quindi il cane da solo lo strangolo non se lo mette, il padrone ci deve essere per forza. Quindi se qualcuno sa di questo cane in giro per Fano, che mi faccia sapere qualcosa, non so come, ma mi faccia sapere qualcosa. Anche tramite Fano TV non ci sono problemi. Tra l'altro ci raccontava prima che fino a pochi giorni fa teneva il guinzaglio al suo gatto e ai suoi gatti. Il guinzaglio per fargli capire che qui di dietro potevamo girare tranquilli. La tranquillità qui di dietro non esiste. Non esiste perché già dalla mattina alle 7 fino alla sera tardi
tutti i giorni ci sono cani sciolti con i padroni che ridono e ti deridono se li riprendi, quindi non è una cosa fattibile. Si è rivolto alle forze dell'ordine? Sì, mi sono rivolto ai vigili urbani perché conosco anche un personaggio dei vigili urbani molto bene, mi ha detto che ci daranno da fare per trovare o il proprietario o il cane sciolto, però ancora non ho saputo niente, aspettiamo qualche risposta buona. Ed ora parliamo di politica perché è notizia di questa mattina. Maria Flora Giammarioli lascia l'ente carnevalesca di Fano per candidarsi alle prossime amministrative insieme al partito di centrodestra Fratelli d'Italia. Sentiamo. Lascio ovviamente un carnevale con... Maria Flora Giammarioli si dimette da presidente dell'ente carnevalesca di Fano. Lo ha annunciato questa mattina all'interno di Palazzo Fucci, dove Giammarioli ha presentato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali dell'8 e 9 giugno insieme al partito di centrodestra, più esattamente con Fratelli d'Italia. Non è stata una scelta semplice, anche molto ovviamente ponderata. Ad un certo momento della vita bisogna mettere un punto e ricominciare. Cominciare cercando di essere utili alla città e anche al carnevale, spero, se mi sarà data la possibilità. In altro modo, lascio una carnevalesca e un carnevale di grande visibilità. Ringrazio tutti i collaboratori. Una cosa in cui credo tanto è tornare a mettere le persone al centro. Ad esempio, mi è capitato spesso quando sui social magari c'erano critiche al carnevale. Io ho sempre contattato tutti privatamente, spiegando le motivazioni. Non c'è stata una persona che non mi ha detto: scusi presidente, non lo sapevo. Quindi questo dimostra che se uno parla con le persone e gli spiega, le persone non sono sciocche. Penso che recuperare un dialogo con le persone sia molto importante. Ovviamente il mio obiettivo, il mio ambito di manovra, logicamente sono le grandi manifestazioni. Ho preso 4 anni fa un master in organizzazione d'eventi e sono la cultura, perché io sono laureata all'Accademia d'Arte Drammatica a Roma e quindi ho sempre fatto l'attrice per i primi anni della mia vita, ma comunque ho sempre bazzicato l'ambito del teatro, dello spettacolo. Insomma, il mio raggio d'azione in cui posso dire qualche cosa è ovviamente questo, e le pari opportunità. Questi sono i miei raggi d'azione dove posso dire la mia e continuare a studiare. Classe 1971, Maria Flora è stata per 8 anni consecutivi presidente della manifestazione più importante della città, ovvero il Carnevale, dove negli ultimi anni questo evento ha visto alti e bassi. Ora spetterà ai consiglieri indicare i nuovi nomi di presidente e vicepresidente che gestiranno l'ente per i prossimi 2 anni. Nel frattempo, al posto di Giammarioli e Mirisola, anche lui pronto alle prossime elezioni, subentreranno Eusepi e Paluzzi. Do un grande in bocca al lupo al nuovo direttivo della Carnevalesca, che ovviamente non abbandono perché ci saranno dei passaggi di consegne da fare, e insomma è in bocca al lupo a me per questa nuova avventura. Poco fa in conferenza ha detto che lascia la Carnevalesca con l'edizione 2025 del Carnevale già avviato. Quindi i lavori sono già partiti e soprattutto lascio con la designazione della nuova artista, che è Maddalena Fano Medas, l'artista che disegnò i capanni, i famosi capanni del Lido, le pupine dei capanni del Lido. A fianco di Giammarioli, il candidato a sindaco di Fano Luca Serfilippi e la capogruppo di Fratelli d'Italia Loretta Manocchi. Sono felice della candidatura di Maria Flora Giammarioli, che porta con sé una esperienza importante sull'evento più importante della nostra città. Quindi sono sicuro che sul Carnevale noi dovremo veramente fare molto di più. Basta pensare ad esempio ai capannoni dove lavorano i carristi, che sono da ristrutturare e necessitano di un ampliamento, ma anche ripensare, diciamo, tutta la politica sui grandi eventi. E sono sicuro che Maria Flora, insieme a tanti altri che si stanno aggiungendo alle nostre squadre, daranno un contributo fondamentale e importante per far cambiare passo alla nostra città. Sono molto contenta e orgogliosa che Maria Flora Giammarioli abbia scelto Fratelli d'Italia quale partito per spendersi e mettersi in prima linea, e a vantaggio ovviamente di tutto, non solo di tutto il gruppo ma di tutta la coalizione, considerando la sua esperienza nell'ambito della cultura, del teatro, e quindi sono sicura che riuscirà a portare un importante contributo.
E fin dalle prime ore del mattino la gente ha cominciato ad affluire al santuario di Madonna Ponte a Fano, che oggi celebra la sua festa. Al centro dell'attenzione la Madonna che allatta il bambino, la nota effigie incoronata da Papa Giovanni Paolo II durante la sua visita a Fano. Il tutto in una bella giornata di sole. Massimo Foghetti. Don Antonio, la festa di Madonna Ponte è iniziata nel migliore dei modi, una bella giornata di sole e tanta gente fin dalle prime ore del mattino che ha frequentato le tante celebrazioni religiose che si stanno svolgendo. Veramente ci stiamo meravigliando dell'afflusso delle persone e io non avevo dubbi che la Madonna avrebbe fatto questo dono di fare una bellissima giornata di sole. Già stanno arrivando tanti bambini, tante famiglie anche all'interno del parco, dove ci sarà nel pomeriggio una serie di intrattenimenti e poi aspettiamo la messa solenne con il vescovo alle 18. Ha percepito l'adesione della gente a questo santuario? Cioè la gente viene per consuetudine oppure perché la sente veramente? No, lo sente veramente, non è assolutamente una consuetudine. C'è un amore grande al santuario, alla Madonna, a questo luogo che è veramente un luogo di protezione e di grazia per tutti. Poi fra l'altro volevo ricordare che oggi è l'anniversario della salita al cielo di Giovanni Paolo II, di San Giovanni Paolo II, che è incoronato la nostra Vergine come patrona dei pescatori. Il santuario di Ponte Metauro è un santuario anche importante dal punto di vista storico e artistico. Senz'altro, ricorda anche quella, è un po' legato alla storia di Fano, ecco, e quindi legato alla storia di Fano ci sono anche tante testimonianze di arte che si sono succedute nei secoli. Infatti stiamo anche pensando una piccola guida semplice per rendere ancora più divulgativo i tesori che sono custoditi in questo santuario e per far conoscere a tutti la storia. La Pandolfaccia recita un ruolo di primo piano nella festa di Ponte Metauro. Qual è il vostro contributo? Il nostro contributo è stato quello degli spettacoli dell'accoglienza in pineta con gli accampamenti, attività per i giochi per i bambini in legno e così via. E poi tutta la parte spettacolare, quindi combattimenti, l'accoglienza del vescovo qui davanti alla chiesa percorrendo un po' il pellegrinaggio del 1399, insomma la Pandolfaccia è nata 40 anni fa, 39 anni fa qui in parrocchia, qui a Ponte Metauro. Per noi il martedì di Pasqua è un onore servire la parrocchia, servire la festa come dall'inizio, insomma. Signora, la pesca della festa di Ponte Metauro è un'iniziativa di beneficenza importante. Lei l'ha sentita questo bisogno di partecipare alla festa? Certo, se posso vengo spesso, tutti gli anni, alla festa e alla pesca. Che cosa rappresenta per lei la festa della Madonna del Ponte, la seconda festa dopo Pasqua? È la presentazione del Signore, della Madonnina, l'abbiamo sempre saputo, sono nata qui vicino e sono rimasta qui per i paraggi, diciamo. È anche una bella occasione per passare una giornata all'aperto, diversa dagli altri, vabbè, sì. Tanto per partecipare, non è tanto per la vincita, no? Che si partecipa così, no? Tanto per un'offerta alla Chiesa, non so a chi andranno. Vabbè, tanto così, era la mia parrocchia una volta e ci vengo volentieri. Lei ha conosciuto Don Gualfardo? Come no, io ci sono stata per 13 anni in questa parrocchia, sono stata. Poi dopo ero a San Lazzaro, ma sono vicina, vengo volentieri tutti gli anni se posso. Che ricordo ne ha tratto di Don Gualfardo? Ah, era buono, bravo. Il premio più bello di questa fiera? Il premio più bello è la televisione 32 pollici, poi abbiamo l'impastatrice planetaria e tanti altri premi. E ringraziamo come sempre tutti gli sponsor, che sarebbero tutti i negozianti di Fano e dintorni, che come ogni anno ci aiutano a organizzare questa bellissima pesca. Avete un po' di tutto, cose per bambini, cose per la cucina. Colombe, casalinghe, vestiti, piante, un po' di tutto. Insomma, nessuno esce a mani vuote? No, mani vuote no, di certo. Sempre, diamo sempre tante cose, in più facciamo beneficenza. Ed ora cambiamo argomento per parlare di solidarietà, perché grazie ad una raccolta fondi il fanese Angelo Angeletti potrà realizzare un sogno, una particolare bicicletta per superare le difficoltà motorie. Cristiana Guerra.
24 anni, fanese, dal carattere vivace, tanti interessi inclusi la musica, un solo sogno. Una bicicletta innovativa a tre ruote che permetterà ad Angelo Angeletti di superare le sue difficoltà motorie, permettendogli di essere più autonomo. Un particolare mezzo che verrà consegnato entro pochi mesi, grazie alla generosità e al cuore di tanti, rendendo felice lui e i suoi genitori, che vedranno riflessi negli occhi del figlio la gioia e il desiderio di una vita. Manuela, voi oggi avete realizzato un sogno. Finalmente, fortunatamente, siamo riusciti ad arrivare al sogno di Angelo, acquistare la bicicletta. Ecco, un sogno partito da quando? È un sogno partito da circa 6 mesi, tramite l'associazione GFH, che ci ha permesso di conoscere questa bicicletta e l'abbiamo provata, è stata molto accettata da Angelo, è molto funzionale a livello motorio perché lui ha molte difficoltà motorie e gli piace perché sente a tutti andare in bici e fino adesso non è mai riuscito ad andare in bicicletta. Ecco, queste difficoltà le ha sin da piccolo Angelo? Lui dalla nascita ha un'artrite paresi spastica con ritardo psicomotorio. Questo mezzo quanto costa? Questo mezzo costa 12.000 euro, è una bicicletta a tandem con uno scambiatore che si regola, praticamente il lato passeggero regolarizza il lato della persona con disabilità. Si può pedalare entrambe, può pedalare uno solo Angelo, e ha diverse caratteristiche che purtroppo ogni accessorio costa tanti soldi. Noi purtroppo con la situazione economica, io sono casalinga, non riuscivamo a raggiungere questo sogno, ci hanno consigliato questo GoFundMe e siamo riusciti a ottenere questa cifra. Angelo, finalmente andrai in bicicletta. Quanto ti piace la bicicletta? A me mi piace tantissimo perché mi piace andare in bici con gli amici. Vuoi dire grazie a coloro che ti hanno aiutato? Alle associazioni, anche gli FGI. FGI come H risponde, come stavo dicendo, come dicevo prima, che è FGI dove lavora Francesca Busca, e voglio ringraziare anche a tutti perché mi piace da matti. Allora Angelo, ci manderai una bella foto in compagnia dei tuoi amici in bicicletta? Sì, io vorrei fare sempre così, voglio fare sempre così perché mi piace stare con gli altri, perché non voglio farle per conto mio, non so. La bicicletta, se tutto va bene, arriverà a fine maggio e faremo una grande festa. Verrà inaugurata sabato 6 aprile, alla presenza del Comune di Mondolfo, ANAS e Regione Marche, la rotatoria realizzata al centro di Marotta tra la Statale 16 e la 424 Pergolese. Un'infrastruttura che ha permesso di eliminare i semafori ed i tempi di attesa ed ha migliorato la viabilità tra le due principali arterie interessate quotidianamente da intenso flusso di traffico. L'appuntamento, sabato prossimo, è previsto nel parcheggio adiacente alla rotatoria per condividere con la cittadinanza questo momento atteso da decenni. Invece, domenica 7 aprile alle ore 10, l'amministrazione comunale di Cartoceto inaugurerà la nuova area di sgambamento cani. Un progetto tanto atteso e realizzato con un duplice obiettivo. Da un lato, fornire uno spazio ad accesso libero dove i cani possano correre e giocare liberamente. Dall'altro, creare un ambiente polifunzionale gestito, garantendo manutenzione e pulizia costante e promuovendo attività educative. L'area sgambamento cani non sarà solo un luogo di svago per gli amici a quattro zampe, ma anche un centro di apprendimento. Infatti, grazie alla presenza di educatori cinofili, potranno essere svolte attività di addestramento, di informazione per la corretta gestione del proprio animale, iniziative didattiche rivolte ai bambini, incontri formativi con esperti del settore ed eventi di sensibilizzazione per favorire l'adozione consapevole. Ed ora torniamo a Fano, dove il Comune ha aderito all'iniziativa Noi Marche Bike Life, che ha l'obiettivo di promuovere percorsi cicloturistici dal mare alla montagna. Noi 2 anni che siamo partiti col valorizzare questo progetto che si chiama Fan Outdoor, che ha creato una serie di percorsi che il biker o la persona che vuole camminare a piedi può fare
nel nostro territorio, Fano e tutta la vallata del Metauro del Cesano. Oggi Fano collabora insieme a Noic Marche Bike Life proprio per far sì che questi percorsi entrino in un contesto regionale, quindi da domani Fano entrerà a far parte di una promozione nazionale ed internazionale, promuoverà le Marche, un vasto territorio adatto per il bike, e Fano entrerà a far parte proprio di un itinerario, di una serie di percorsi che ci valorizzeranno e valorizzerà ovviamente il turismo in periodi dell'anno necessari per farlo crescere. Questo è un progetto cicloturistico realizzato praticamente su quasi tutto il territorio della regione Marche con l'avvento di Fano, quindi siamo riusciti a coprire tutte le 5 province della regione Marche, ed è un progetto dove noi abbiamo messo in rete attraverso degli itinerari cicloturistici, itinerari comunque di ciclabili, di ciclovie, abbiamo messo insieme la bellezza di 29 comuni appartenenti appunto al territorio marchigiano. L'obiettivo è quello di portare sempre più comunque dei flussi turistici provenienti comunque da fuori regione, quindi flussi turistici nazionali e internazionali, a condividere il nostro territorio attraverso la bicicletta, questo movimento lento che ti può far scoprire quelle che sono le bellezze artistiche, culturali, enogastronomiche, storiche e le tradizioni di una regione come la nostra, le Marche. In bicicletta alla scoperta delle bellezze del territorio. Tutto pronto per la terza edizione della manifestazione cicloturistica Adriatic Green Trail. Marco Lonigro. Torna per il terzo anno consecutivo Adriatic Green Trail, la manifestazione cicloturistica che permette ai partecipanti di scoprire le bellezze del territorio, le eccellenze storiche ed enogastronomiche. Quest'anno l'evento si svolgerà nelle giornate del 5, 6 e 7 aprile. Ogni giorno ci sarà partenza e arrivo in un casolare sito a Santa Maria dell'Arzilla, la Magione, da dove partiranno i vari percorsi giornalieri. Il primo giorno sarà la volta di Fano, poi avremo Urbino e il terzo giorno l'apoteosi finale a Pesaro. Ogni giorno verranno proposti percorsi corti da 50 km, medi 80 km o lunghi 120 km. Appassionati ma anche semplici turisti percorreranno sentieri e strade secondarie, attraverseranno oltre 30 borghi del Pesarese, dalle colline al mare, ognuno al suo passo. Ci saranno eventi collaterali alla manifestazione, quali la pedalata alla scoperta della Fano romana, che si terrà il 4 aprile, soprattutto per i partecipanti anche da fuori. Invece il 7 aprile è prevista una pedalata family con doppia partenza da Arco d'Augusto, Fano e Pala di Pomodoro Pesaro, e ci sarà l'arrivo a Santa Maria dell'Arzilla, dove la Proloco allestirà un pastaparte finale per tutti i partecipanti. Per le iscrizioni basta andare sul nostro sito internet, quindi adriaticgreentrail.it, dove ci sono tutte le informazioni per poter partecipare. Adriatic Green Trail è uno degli eventi primaverili più attesi. Anche in questa occasione promette di essere un'esperienza unica per i partecipanti, unendo sport, promozione turistica e valorizzazione culturale e sociale del territorio. La manifestazione cicloturistica vede il patrocinio di Confartigianato Imprese, Ancona, Pesaro e Urbino. Supporta tutte queste iniziative, soprattutto quando a scoprire i nostri territori e i nostri artigiani sono le associazioni che sono presenti sul territorio e che fanno capo alle persone, okay, che sono presenti sul territorio, ecco, che grazie ai loro occhi riescono a dare lustro e bellezza ai nostri territori. Ecco. E come ogni martedì torna l'appuntamento con lo sport su Fano TV. Sentiamo da Andrea Maduzzi quali sono i temi di questa puntata. Si gioca tutto in 5 partite, augurandosi che poi diventino 6 l'Alma Juventus Fano. Analizzeremo questo finale di stagione decisivo con Guido Guerrieri, portiere della squadra granata, nella puntata di stasera di Sportissimo. Altri ospiti: Matteo Broccoli, che presenterà l'edizione 2024 dell'Adriatic Green Trail, e Andrea Dastic e Johan Salvadò, che illustreranno invece i contenuti di uno sport che molti di voi non conoscono e che si chiama paintball. I
In vista delle prossime elezioni amministrative, domani, mercoledì 3 aprile alle ore 21, prenderà il via Occhio al Voto. Ospiti della prima puntata saranno i quattro candidati alle primarie del centro-sinistra. Nelle settimane successive, poi, il programma andrà in onda ogni lunedì fino all'appuntamento con le urne. Tra poco invece trasmetteremo un breve approfondimento con Cora Fattori, candidata alle primarie del centro-sinistra per Più Europa. Seguiranno poi la nuova puntata di Sportissimo e la conferenza stampa di presentazione della 19ª scuola per imprenditori che Confartigianato dedica all'intelligenza artificiale a misura di impresa. E con questo è veramente tutto, grazie per averci seguito, io vi auguro un buon proseguimento di serata sul canale 19 di Fano TV.